Ciao a tutti, io sono Maria Angela Sciandra e sono una ricercatrice statistica presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo. Ho organizzato questi due incontri destinati agli studenti del corso di laurea triennale in Statistica per l'analisi dei dati, con l'obiettivo di discutere insieme a loro in merito alla disinformazione mediatica alla quale abbiamo assistito durante il periodo di diffusione del Covid-19 in Italia. Infatti, se da un lato la proliferazione di informazioni fornite quotidianamente su tutti i canali di comunicazione, formali o meno, appunto alla quale abbiamo assistito durante questo periodo, ha permesso di dare una risposta alle numerose domande che ci siamo fatti in merito appunto alla diffusione del virus, dall'altro il fatto che molto spesso queste informazioni andassero in direzioni opposte ha creato una grande confusione nei non addetti ai lavori, soprattutto ha creato una confusione nel capire quali fossero le analisi, le interpretazioni fatte secondo criteri statistici e quindi informazioni attendibili da quelle che erano invece semplici interpretazioni di dati fatte senza alcun fondamento statistico e quindi molto spesso trasformate in fake news. Ovviamente da tutto questo ne viene fuori una cosa certa, cioè nel senso abbiamo capito l'importanza che i dati rivestono nella interpretazione dei fenomeni della nostra vita quotidiana, e quindi in questo caso del Covid-19, e soprattutto che è fondamentale il ruolo dello statistico per una corretta interpretazione dei dati analizzati. Questo diciamo che non è emerso del tutto dai commenti, dal dibattito attuale che c'è sul coronavirus, perché molto spesso questi commenti sono state fatte da figure professionali che non fossero lo statistico, quindi abbiamo letto testate giornalistiche in merito a delle analisi condotte dal fisico, dal virologo, dal matematico, che per carità possono essere state condotte sicuramente secondo delle metodologie, applicando delle metodologie sicuramente valide, ma non hanno accompagnato questi risultati con una misura dell'incertezza, con una misura di attendibilità del risultato fornito, e quindi molto spesso trasferendo in chi leggeva una sicurezza che probabilmente non era fornita dai dati. Ma prima di andare avanti e di discutere anche della qualità del dato, in realtà della qualità del dato analizzato ne parleremo meglio nel prossimo incontro, ma prima di discutere di quali sono i principali modelli per l'analisi, per lo studio della diffusione della pandemia in questo caso, vorrei vedere insieme a voi un video che è un riassunto di quanto appunto di quanto è accaduto in questi 2 mesi. Thank you.
ci sarebbero tantissime cose da dire, ma io partirei proprio dall'ultima frase, Statistics is the future. Siccome questo seminario è rivolto ai miei studenti, io quello che mi auguro è che da questi due incontri la cosa principale che voi riusciste ad apprendere è il fatto che, oltre ai contenuti ovviamente di cui parleremo, è il fatto che la vostra professione, il ruolo dello statistico va difeso e che il sovrapporsi di queste figure professionali al ruolo dello statistico non è sicuramente una cosa che a noi statistici fa piacere, che quindi dobbiamo lottare per affermare la nostra posizione sempre di più all'interno della nostra società e soprattutto per far sì che le scelte politiche si facciano riferimento ai risultati ottenuti e ai risultati trovati da condotti appunto da statistici. Un'altra cosa che emerge dal video è il lessico. Il lessico che è cambiato in questi due mesi perché abbiamo visto una proliferazione anche in questo caso di termini alla quale non, probabilmente gran parte della popolazione non era abituata, quindi abbiamo cominciato a sentire parlare di picco, abbiamo sentito parlare di curva esponenziale, in andamento esponenziale, abbiamo sentito parlare di fase endemica dell'epidemia. Abbiamo sentito parlare di fattore di riproduzione R0 e tante altre, appunto, della mortalità, della letalità. Molto spesso sono state utilizzate come sinonimi quando effettivamente adesso vedremo che non lo sono. L'obiettivo di questo primo incontro è proprio questo, cioè andare a far chiarezza sui termini che hanno accompagnato questi due mesi di diffusione del virus, dandone una spiegazione alla luce anche dei modelli in cui molto spesso vengono poi utilizzati e dal quale appunto si evince la loro interpretazione statistica effettiva. Una misura di cui abbiamo sentito parlare sicuramente in questi giorni è il tasso di mortalità, perché il tasso di mortalità ci permette di valutare la pericolosità del virus. Parlando del tasso di mortalità, come vi dicevo prima, molto spesso si usano indistintamente termini tasso di mortalità e tasso di letalità, come se fossero dei sinonimi. In realtà non sono sinonimi, ma hanno due definizioni ben diverse che andiamo a scrivere. Condivido il foglio in modo da scrivere insieme queste definizioni. Allora, per introdurre il tasso di mortalità e il tasso di letalità, mi occorre definire alcune quantità. Indichiamo con N grande, adesso non so se voi vedete bene in questo modo, indichiamo con N grande il numero di persone nella nostra popolazione, con I grande il numero delle persone infette, quindi le persone per le quali è stato diagnosticato il coronavirus, e il numero di morti. Siamo attenti che sul numero di morti si potrebbe aprire una parentesi in merito alla tipologia di morti, perché quando il capo della protezione civile, Angelo Porrelli, fornisce i dati sul numero di morti, sta molto attento a dire che quelli sono i morti con coronavirus, quindi utilizza la preposizione con piuttosto che per indicare che quelli sono morti relativi, cioè quel numero di morti che fa riferimento alle persone alle quali era stato diagnosticato il coronavirus, ma non è certo che siano morti di coronavirus. Quindi di sicuro questa quantità sarà una parte delle persone infette, perché a questa era stata diagnosticata appunto il coronavirus, quindi sarà una parte del numero totale degli infetti. Allora, che cosa intendiamo con tasso di letalità? Tasso di letalità. Il tasso di letalità, in inglese è anche chiamato case fatality rate, è definito come il rapporto tra il numero di persone decedute a causa della malattia sul totale di persone che erano malate in quel determinato periodo, quindi facendo riferimento a un periodo di tempo.
Quindi il case fatality rate è dato dal numero di persone morte per coronavirus fratto il numero di totale I. Io riporto fra parentesi per farvi capire che questo è il numero di morti per le persone, cioè fa riferimento alle persone alle quali era stato diagnosticato il coronavirus. Che cosa possiamo dire su sul tasso di letalità? Beh, il tasso di letalità è fortemente influenzato dal numero dal numero di persone che sono state diagnosticate, quindi sarà anche una funzione del numero di tamponi che sono stati eseguiti, perché è chiaro che più a parità di decessi, più tamponi abbiamo eseguito, quindi eseguendo più tamponi probabilmente saremo in grado di identificare più persone che sono anche gli asintomatici, quelli per i quali appunto è più difficile andare a diagnosticare la presenza della malattia. Quindi se io faccio più tamponi, e anche qui si apre il discorso in merito al numero di tamponi che sono stati effettuati, sappiamo che è stato lasciato alle regioni, soprattutto nella fase iniziale, il modo con cui condurre i tamponi, quanti tamponi eseguire e tutto il resto. Quindi in ogni caso I è fortemente influenzato anche dalla qualità del dato che si ha a disposizione. Perché? Perché se aumenta, se aumenta il numero di tamponi eseguiti, probabilmente siamo in grado di diagnosticare più persone, a parità nel numero di decessi questo indicatore risulterà più piccolo per effetto dell'aumento del denominatore. Andiamo a vedere invece il tasso di mortalità. Il tasso di mortalità è definito in modo diverso, si ottiene dividendo il numero delle persone morte a causa della malattia fratto il numero totale delle persone esposte, ma ovviamente in questo caso coincide con N perché siamo tutti esposti al virus. Quindi il tasso di mortalità è definito come il numero di persone morte con coronavirus fratto il numero totale delle persone nella popolazione. È chiaro che la distanza fra questi due tassi, quindi la polarizzazione fra queste due quantità, sarà molto netta agli inizi della pandemia. Perché? Perché all'inizio della pandemia probabilmente, dell'epidemia, quindi nella fase ancora in cui non si è capito che effettivamente la situazione si sta diffondendo molto velocemente, che cosa si ha? Si assiste ad un aumento del numero di morti quando ancora probabilmente il numero reale delle persone infette non è correttamente identificato, perché ci saranno parecchi asintomatici, perché ancora non si è partiti con tutta l'operazione dei tamponi e così via. Allora, facciamo alcuni esempi proprio numerici. Quindi immaginiamo di avere una popolazione fatta da 1000 persone. Quindi immaginiamo che il numero di infetti, per esempio, sia 300, quindi siamo già in una fase avanzata dell'epidemia, e che il numero di morti sia pari a 100. Allora, se andiamo a calcolare questi indici, il case fatality rate sarà dato dal numero di morti fratto il numero di persone al quale è stata diagnosticata la malattia, che è uguale al 33%, mentre il tasso di mortalità sarà pari a che cosa? Abbiamo detto il numero di morti, quindi 100 fratto il numero di persone nella popolazione, 100 su 1000, che è uguale a 0,1, che è uguale al 10%. Quindi vedete come le due misure non possono essere utilizzate come sinonimi, vanno a misurare due cose diverse. Anche il tasso di... Quindi quello di cui sentiamo parlare giornalmente in realtà è il tasso di letalità, il numero di morti sul numero degli infetti. Anche se anche il tasso di mortalità ha una sua importanza, perché nel tasso di mortalità ci permette di capire qual è il rischio che comporta l'epidemia per tutta la popolazione. Andiamo a vedere invece, per esempio, la differenza che si può osservare tra il case fatality rate e il mortality rate nella fase iniziale invece di un'epidemia. In una fase iniziale, quindi supponiamo sempre di avere una popolazione di 1000 persone, e noi abbiamo un numero di decessi pari a 40 su un totale degli infetti pari a 50. Quindi, come vedete, abbiamo pochissime persone che sono state diagnosticate alla quale è stata diagnosticata la malattia, quindi abbiamo che il case fatality rate sarà pari a 40 su 50, mentre il mortality rate
quindi questo viene 0,8 che sarebbe 80%, contro un mortality rate che sarebbe dato dal numero totale di morti, quindi 40 su 1000, ci vedete, ok, che è uguale allo 0,04, quindi 4%. Quindi guardate qui, se noi facciamo confusione tra il tasso di mortalità e il tasso di letalità a inizio epidemia, diciamo che c'è una differenza sostanziale tra l'utilizzo dell'uno e l'utilizzo dell'altro. In realtà esiste un altro indice in letteratura, quindi un altro indice di mortalità di cui si sente parlare, che è il tasso di mortalità dell'infezione, infection fatality rate in inglese, quindi tasso di mortalità da infezione. Questo è un po' più difficile da calcolare, ma non dal punto di vista matematico della formula, ma per le quantità che vengono richieste nella sua definizione. Infatti, allora, prima abbiamo utilizzato solamente N, il numero totale di persone della popolazione, il numero degli infetti e il numero dei morti. Adesso, per calcolare il tasso di mortalità da infezione, dovremmo andare a considerare non il numero degli infetti diagnosticati, quindi potremmo dividere questo qui. Cioè, come se dobbiamo supporre di dividere il numero totale degli infetti in due parti, quelli diagnosticati e gli asintomatici. Quindi, se facciamo questa distinzione, il case fatality rate considerava solamente questo sottoinsieme, mentre nel caso del infection fatality rate dovremmo andare a considerare anche gli asintomatici. Ma andare a avere un'idea di quello che è il numero degli asintomatici è veramente complesso. Quindi, per esempio, facciamo, ripeto, un altro esempio in cui facciamo la differenza adesso fra tutti e tre gli indici. Se abbiamo una popolazione fatta da 100 N uguale 100 persone, in cui abbiamo il numero degli infetti è pari a 30, di cui 20 sono stati diagnosticati e 10 invece sono gli asintomatici, e abbiamo per esempio tre morti, allora abbiamo che il case fatality rate sarà uguale a 3 su 20, questi sono i diagnosticati. L'infection fatality rate sarà pari a 3 su 30, quindi sarebbe dove questo appunto sono i 20 diagnosticati più i 10 asintomatici, e il mortality rate sarà uguale invece a 3 su 100. Quindi stiamo attenti quando andiamo a parlare di tassi di mortalità, dobbiamo sempre fare una distinzione della misura alla quale stiamo facendo effettivamente riferimento. Ok, detto questo, possiamo iniziare a introdurre i principali modelli che vengono utilizzati per descrivere la diffusione della pandemia. Per costruire un modello che ci permetta di descrivere la diffusione di una malattia, è chiaro che dobbiamo partire da quello che sappiamo circa la diffusione della malattia stessa. È chiaro che io non sono un epidemiologo e non voglio sostituirmi agli epidemiologi, ma ho iniziato a occuparmi di questi modelli proprio in occasione della diffusione del Covid-19. E quindi l'unica, diciamo che questa presentazione non sarà esaustiva di tutto quello che esiste in letteratura, ma andrò a presentare solamente i modelli più utilizzati appunto per descrivere le diffusioni epidemiologiche di una malattia. Per iniziare a parlare di questi modelli, iniziamo con una semplice rappresentazione del come si diffonde una malattia. Non è un modello vero e proprio, ma è proprio una rappresentazione di quello che succede quando una malattia inizia a diffondersi. Condivido con voi il foglio, ok. Partiamo semplicemente da questa rappresentazione. Quindi immaginiamo di avere al tempo T0 questi due soggetti, che sono tutti e due soggetti malati. Questi due soggetti
sono malati, ma per esempio possono essere asintomatici o non sanno di esserlo, avranno dei sintomi lievi e continuano a condurre nell'arco della giornata la loro vita quotidiana. Ora, supponiamo che questi due soggetti, visto che continuano a condurre la loro vita, durante la giornata incontrino tre persone. Ovviamente ciascuno di loro può incontrare un numero di persone diverso, ma facendo un ragionamento in media, diciamo che in media ciascuno di loro incontra tre persone. Queste nuove tre persone che entrano in contatto con la persona malata, quindi ciascuno di questo omino blu, può avere una probabilità di infettarsi una volta entrato in contatto con l'omino rosso. È chiaro, questa probabilità potrà dipendere da tanti fattori, tipo l'età dell'omino blu, lo stato di salute, quindi se per esempio l'omino aveva delle malattie pregresse, il tempo che hanno trascorso insieme le due persone e tanto altro. Però in questo momento assumiamo che una volta entrato in contatto con l'omino blu, con l'omino rosso, anche l'omino blu si infetti. Quindi che cosa abbiamo? Che al tempo T con 1 abbiamo un numero di infetti notevolmente più alto, perché già abbiamo che abbiamo l'omino di partenza più tutte le persone incontrate da questo omino, che ovviamente cosa faranno? Saranno dei nuovi infetti, anche loro probabilmente non si renderanno conto di avere la malattia e continueranno a incontrare a loro volta altre tre persone, sempre in media. Questo significa che al tempo T2, quindi se confrontiamo già l'istante T0 con l'istante T2, da 2 siamo passati, quindi dai due soggetti di partenza, siamo passati a un enorme numero di persone infette. Allora, vediamo quante sono queste persone che si sono infettate. Allora, indichiamo con lambda il numero di persone infettate da ciascun malato. Quindi nel nostro caso abbiamo che lambda è uguale a 3, quindi le persone che si infettano una volta entrate in contatto, che in media si infettano una volta entrata in contatto con il soggetto malato. Allora, se lambda è uguale a 3, noi avremo che indichiamo con i il numero di infetti, al tempo 0 i di 0 è uguale a 2, al tempo 1 abbiamo che i di 1 sarà uguale a il numero di persone incontrate da ciascuno dei soggetti, quindi per 2, più il numero di soggetti malati in partenza. Stessa cosa possiamo scrivere per I2. I2 sarà uguale a il numero di persone incontrate per il numero di persone infette in partenza e poi più il numero di persone in partenza. Quindi se vogliamo generalizzare questa formula, che cosa avremo? Che I di 1 lo possiamo scrivere come lambda che moltiplica I al tempo 0 più I di 0. Quindi, oppure, mettendo I di 0 in evidenza, I con 1 è uguale a I di 0 per lambda più 1. Quindi vediamo come il numero degli infetti al tempo 1 dipende sostanzialmente dal numero degli infetti al tempo 0 e dal numero di persone che entrano in contatto con le persone malate. Se vogliamo generalizzare questa formula, allora possiamo a un generico tempo t, possiamo scrivere I di t sarà uguale a I di t al tempo meno 1 che moltiplica lambda più 1. Ok, questa qui è una formula di base e ci permette di mettere in relazione ogni volta il numero di infetti con il numero di infetti al tempo precedente. È chiaro che però noi l'unica cosa che conosciamo qui è lambda. Supponiamo in questo momento che lambda sia noto, ma poi sarà in realtà uno dei parametri che vogliamo stimare. Ma quindi immaginiamo che lambda sia noto e quello che conosciamo è solamente i 0, cioè il numero di soggetti al tempo 0. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ovviamente per induzione noi saremmo in grado di ogni volta sostituire, quindi ottenere t-1 come a partire da t-2, t-2 da t-3 e così via. Se vogliamo trovare una soluzione a questo, dobbiamo trovare il modo per riscrivere tutto questo in funzione di 0, che è l'unica quantità che conosciamo. Ma osservando questa formula, che cosa notiamo? Che
lambda più 1 resta costante in tutte le formule, cioè nel processo di induzione, e quindi pertanto possiamo scrivere che it sarà uguale a lambda più t elevato a t per i con 0. Quindi siamo in grado di ottenere in qualunque istante t quale sarà il numero di persone infette, dato il numero di persone che entrano in contatto con le persone infette e il numero di partenza di persone malate. Ora, questo è ovviamente un piccolo modello per descrivere il numero di malati in qualunque giorno t. Cioè, quindi conoscendo i zero, io sono in grado di dire quanti malati avrò al tempo tiesimo. Per esempio, facciamo un esempio numerico, immaginiamo che al tempo zero, al tempo quindi parto da 4 persone malate, e voglio sapere, scusate, poi non siete più, e voglio sapere dopo 10 giorni, quindi se io parto dal tempo zero con 4 persone infette, quante saranno dopo 10 giorni le persone infette se lambda, per esempio, continua a essere il valore che avevamo nell'esempio di prima, quindi con lambda uguale a 3. Cosa farò? Dovrò scrivere i 10 sarà uguale a 3 più 1 elevato a 10 più 4, che erano i soggetti di partenza. Questo numero, non perché lo stia facendo sul momento, ma l'avevo già calcolato, è uguale a questa quantità, che come vedete dopo 10 giorni a partire da 4 solamente soggetti è un valore enorme. Allora, qual è la curva che rappresenta questo modello? Quindi questo modello di crescita. Questo modello, è il primo modello, è proprio quello che abbiamo sentito nominare come modello esponenziale. Come sarà fatta la curva che rappresenta questo modello di crescita? Allora, andiamo a rappresentare in funzione del tempo. Noi che cosa avremo? Avremo qui il tempo in giorni, dal momento in cui inizia l'epidemia, quindi la diffusione della malattia. Qui mettiamo il numero delle persone infette. Avremo un valore di numero di persone infette al tempo I0 e il modello esponenziale sarà un modello di questo tipo. Ovviamente sarà funzione del lambda, io in questo momento sto fissando lambda nodo, quindi per esempio lambda che cosa mi dice? Lambda è il numero di contatti di ogni persona, quindi sarà anche una misura della velocità con il quale si diffonde la malattia. Quindi mi aspetto per esempio che se questa è la rappresentazione per lambda pari a 3, nel caso in cui io entro in contatto con un numero più basso, quindi un numero minore di persone, avrò che la malattia si diffonde meno velocemente. Questo sarà per esempio lambda uguale a 2. Quindi la curva esponenziale è una curva in cui il numero degli infetti cresce velocemente in funzione appunto del numero delle persone con le quali entro in contatto. Quindi questa avrà un andamento più lento rispetto a quello che si ha con lambda uguale a 2. Questo andamento di cui parlo è proprio l'andamento esponenziale. Chiamiamo andamento esponenziale. Ok, che cosa devo dire? Quindi lambda è il parametro che regola la velocità, lambda parametro, lo scriviamo, che regola la velocità di crescita del numero degli infetti. E questo modello, modello che risultava molto buono nella fase iniziale della pandemia, quando appunto si parlava di crescita esponenziale, perché avevamo un numero di infetti che cresceva velocemente. Poi per fortuna la cosa è iniziata un poco a ridursi, adesso vedremo come. Però questa curva, diciamo che all'inizio è stata una delle curve più utilizzate per la rappresentazione del fenomeno, cioè funzionava bene per il Covid-19. Ma qual è il principale limite di questa curva? Allora, prima di parlare del limite, vi faccio vedere in R come costruire la curva esponenziale. Ovviamente
Mi soffermo molto sui codici, poi i miei studenti, se vorranno, darò il codice R a parte per la costruzione, quindi per simulare un andamento esponenziale, però è giusto per farvi vedere come funziona una curva esponenziale. Allora, vediamo se riesco a condividervi anche R. Ok, allora adesso dovreste vederlo. Quindi che cosa mi serve per crearmi la curva esponenziale? Sostanzialmente il numero degli infetti a tempo zero, il parametro lambda, i giorni che voglio calcolare, poi con un ciclo for faccio scorrere questa valutazione della funzione per tutti i giorni e quello che ne viene fuori è il seguente andamento. In questo caso ho fissato un lambda pari a 3, ripeto la stessa cosa per un lambda pari a 2 e questa è la rappresentazione di questo andamento esponenziale di cui vi parlavo prima. Scusate, c'è un it di 0 nella formula che mi è andato fuori, non guardate, questa formula è scritta male, ma è un problema di expression in R. Vi ricordo la formula è lambda più 1 elevato a t per i con 0, non elevato a i con 0. Quindi il numero di infetti, come vedete, cresce velocemente quando lambda è pari a 3, quando lambda è pari a 2 e così via. Meno velocemente quando lambda è pari a 2 e così via. Ok, qual è il limite? Quindi stavo dicendo qual è il limite fondamentale di questo modello. Allora, se torniamo di nuovo al foglio, che cosa avevamo notato? Avevamo notato che questa crescita cresce, ho messo dei puntini per dire che l'ipotesi che si fa è che il numero di infetti cresca all'infinito, ma in realtà da noi non può crescere all'infinito perché ci sarà un valore che non può essere superato. Qual è questo valore che non può essere superato? Il valore che non può essere superato è la numerosità totale della popolazione. Quindi n rappresenta una soglia oltre la quale non si può andare. Quindi il modello esponenziale, il principale limite del modello esponenziale è che non tiene conto appunto del fatto che non si può andare oltre questa soglia n. Ecco il motivo per cui si passa dal modello esponenziale al modello logistico. Modello logistico di cui si è parlato anche tanto perché nella fase iniziale non si capiva se l'andamento della la diffusione del COVID fosse di tipo esponenziale o logistico. Perché? Perché come vedremo a breve, le due curve nel tratto iniziale sono quasi sovrapposte, è veramente difficile distinguere un andamento esponenziale da un andamento logistico. Ma andiamo a vedere in che cosa, qual è appunto la differenza nella costruzione dell'andamento logistico. Allora, vediamo come costruire un modello logistico. Allora, condivido di nuovo il foglio in modo tale da scrivere il modello logistico. Ok. Allora, abbiamo visto il primo era il modello esponenziale, adesso andiamo a scrivere, scusate, non vedete nulla così, modello logistico o modello SI. Adesso vedremo perché si chiama modello SI. Allora, abbiamo detto che il principale limite del modello esponenziale è il fatto di assumere che la crescita, riprendiamo il foglio che avevamo scritto prima, nel modello esponenziale abbiamo detto che stiamo assumendo che la crescita possa continuare all'infinito senza tener conto del limite dato dal numero totale delle persone nella popolazione che si sta esaminando. Quindi supponiamo per esempio di analizzare la situazione dell'Italia dal momento in cui sono state chiuse le frontiere, quindi non c'erano più ingressi e uscite di persone dall'Italia, avevamo un tetto massimo di persone che potevano essere infettate. Nel modello esponenziale questo non viene preso in considerazione, dobbiamo cercare di introdurre questo vincolo all'interno del nuovo modello che andavo a presentare.
Allora, quello che mi serve è andare a definire n, il numero di persone nella popolazione. N sarà uguale a s più i. Chi sono questi s e i? Allora, questa è la popolazione totale. S è il numero di susceptible. E questo, quindi persone che sono sane ma sono suscettibili, cioè è infelice la scelta del colore della penna. Aspetta un secondo, popolazione totale. Qua abbiamo i suscettibili, cioè le persone che sono sane ma che possono ammalarsi, e queste sono invece le persone infette, cioè già le persone al quale è stato diagnosticato il coronavirus. Stiamo attenti, n è costante, non dipende dall'istante temporale, noi stiamo supponendo che n sia fisso, è la numerosità totale. Al contrario, può variare la sua composizione nelle sue due componenti, di suscettibili e infetti. Quindi il numero dei suscettibili e il numero degli infetti sarà funzione del tempo di osservazione, quindi perché nel tempo può cambiare. Cambia sicuramente il numero di persone sane e il numero di persone infette. Il termine suscettibile probabilmente lo avrete sentito nelle comunicazioni fatte dalla Protezione Civile, molto spesso si sente dire la popolazione suscettibile, quindi la popolazione sana che ancora non si è infettata o che comunque è esposta al coronavirus. Allora, riprendiamo il modello esponenziale per capirne i limiti e capire come estenderlo. Quindi nel modello esponenziale noi che cosa avevamo detto? Avevamo detto che il numero degli infetti a tempo t più 1 poteva essere scritto come lambda, vi ricordo la velocità con cui si infettano le persone, il numero degli infetti, i di t più i di t, quindi il numero di infetti a tempo precedente più questa componente qui. Avevamo anche messo i t in evidenza e quindi abbiamo scritto che i t più 1 è uguale a... no, in questo caso no, voglio scrivere un'altra cosa. Andiamo a scrivere la variazione. Scriviamo la variazione nel numero degli infetti nel passaggio dal tempo t al tempo t più 1, quindi il numero dei nuovi casi, tra il giorno t, tra il tempo t e il tempo t più 1. Come lo posso ottenere? Quindi t, it più 1 meno it sarà uguale a lambda it. Ovviamente questo è un altro modo di scrivere sempre che cosa? Questo, che vi ricordo, è il modello esponenziale. Quindi sto andando a scrivere il numero, la variazione subita dal numero degli infetti in questo modo. Allora, noi che cosa vogliamo? Vogliamo in qualche modo che al diminuire del numero di persone suscettibili, quindi quando S diminuisce, il numero delle persone infette diminuisca pure, cioè che il contagio diminuisca. Perché? Perché se così non fosse, avremmo sempre una crescita esponenziale. Quindi noi adesso dobbiamo andare a inserire in questa formula qualcosa che, in funzione del numero dei suscettibili, mi faccia ridurre il numero dei nuovi contagi. Quindi una possibile estensione è it più 1 meno it è uguale a lambda i di t, quindi continuo a scrivere la formula dell'esponenziale, adesso introduco un nuovo fattore moltiplicativo che è s di t su n. Questa qui rappresenta che cosa? È la frazione dei suscettibili al tempo t. Allora, perché si scrive così? Perché in questo modo, quando il numero dei suscettibili decresce, quindi in una fase in cui l'epidemia si sta espandendo, il numero di infetti risulterà minore.
cioè questo avrà un effetto su questa quantità in modo tale che il numero dei nuovi casi risulterà, il numero dei contagi risulterà più basso. E questo è vero perché, guardate dalla formula, se nella fase iniziale della pandemia io ho chiesto tutte le persone quasi, saranno quasi tutte sane. Se sono quasi tutte sane significa che S, vi ricordo che abbiamo questo vincolo nella popolazione, se sono quasi tutte sane N sarà uguale ad S, ma se N è uguale ad S il rapporto sarà uguale a 1, quindi in una fase iniziale abbiamo il modello esponenziale, quindi si ritorna indietro al modello esponenziale. Questo è il motivo per cui prima vi dicevo che nella fase iniziale della pandemia risulta molto difficile capire se se l'andamento che abbiamo di fronte sia un andamento esponenziale o un andamento logistico. Nella fase finale invece, quindi non nella fase finale, ma nella fase di piena espansione dell'epidemia, che cosa avremo? Il numero dei sani comincia a decrescere, quindi il numero dei sani comincia a decrescere e questa frazione diventa minore di 1. Se questa frazione è minore di 1, allora abbiamo che il numero dei nuovi contagi decresce e quindi stiamo imponendo un vincolo che prima nel modello esponenziale non avevamo. Quindi alla fine il numero dei, se vogliamo parlare, cioè se immaginiamo che quasi tutti si siano ormai infettati, se tutti si sono infettati il numero dei sani, quindi prendiamo una situazione estrema, sarà 0 e il numero dei incrementi giornalieri sarà pari a 0, perché questo diventa 0, moltiplicativamente farà 0, quindi avrò che non ci saranno nuovi casi. State attenti, non significa che il numero degli infetti sarà 0, oppure che il numero degli infetti decresce, scusate, significa che il numero dei nuovi casi sarà 0, che implica che l'andamento resta costante. Ok? Quindi S di T sarà pari a 0, quindi il numero dei nuovi contagi sarà pari a 0, quindi probabilmente il numero degli infetti resta costante. Allora andiamo a vedere come si può rappresentare graficamente il modello logistico. Allora, per rappresentare il modello logistico, siccome userò di nuovo il grafico che avevamo visto prima nel modello esponenziale, vi ricordo che nel grafico esponenziale avevamo il tempo, il numero degli infetti ed N, quindi qui non c'è modo di inserire i susceptible, quindi suscettibili. Cosa facciamo? Attraverso un semplice passaggio, quindi io so che il numero totale della mia popolazione è data dai suscettibili più gli infetti. Quindi sostanzialmente i suscettibili saranno il numero totale della popolazione meno il numero degli infetti. Quindi se io voglio andare a scrivere la variazione IT più 1 meno IT, questo sarà uguale a lambda I di T per S con T su N, come avevamo detto dal modello, qua, che chiamo modello logistico, o modello, ripeto, SI, perché poi vedremo altre estensioni di questo acronimo. Questo lo posso scrivere, se vado a sostituire al posto di S scrivo N-I, avrò lambda I di T per N meno il numero di infetti al tempo T su N, questo sarà uguale a lambda I di T che moltiplica, questo lo scrivo come 1 meno I di T su N, quindi ho fatto in modo da avere di nuovo i di T nella formula in modo tale da rappresentarlo nel grafico. Questo che cosa è? Questa qui è la frazione degli infetti ok, quindi che cosa abbiamo? Che il numero dei nuovi infetti dipende, cosa vediamo da questa formula? Che il numero dei nuovi contagi dipende solamente dal numero degli infetti al tempo precedente, quindi all'inizio dell'epidemia il numero degli infetti è basso, questa quantità è 0, si torna di nuovo, quindi come abbiamo dimostrato prima, al modello esponenziale. Quindi, ripeto, il numero di incrementi giornalieri dipende solamente dal numero degli infetti al tempo precedente.
Nel caso dell'inizio della pandemia il numero di infetti è basso, supponiamo sia 0, questo viene 1, cioè significa se gli infetti sono se pari a 0 qua avrò 1 per questo, cioè questo va via e ritorniamo al modello esponenziale. Quindi ripeto, andiamo a vedere come rappresentare questo graficamente. Allora, andiamo a rappresentare il grafico. Mettiamo la formula, la teniamo qui in modo tale da averla sempre a disposizione se ci dovesse servire. Il tempo, il numero degli infetti, i di zero numero di persone infette al tempo T0. Che cosa abbiamo detto? Che nella parte iniziale avremo un andamento esponenziale, adesso dobbiamo aggiungere il vincolo dato dal numero totale delle persone nella popolazione. Quindi facciamo una retta parallela all'asse delle x in corrispondenza del valore n e quindi abbiamo che inizialmente questo andamento cresce e poi abbiamo detto che man mano che il numero di suscettibili si riduce anche il numero dei nuovi contagi si ridurrà. Quindi abbiamo questo andamento che trova un asintoto nel numero totale della popolazione, nella numerosità totale della popolazione. Quindi questo rappresenta un valore che non possiamo superare perché l'abbiamo imposto come vincolo nel derivare l'equazione del modello logistico, quindi questo vincolo non si può superare e qui possiamo andare a identificare due fasi. Questa prima fase che è la fase esponenziale e poi una seconda fase che è una fase di rallentamento. Quindi scriviamo fase esponenziale di crescita veloce, esponenziale, e fase di rallentamento. Ok, quindi fase esponenziale e fase di rallentamento. Ovviamente questa rappresentazione, questo modello è più realistico di quello di prima, del modello esponenziale che invece presupponeva una crescita infinita. Più realistico sì, ma lo stesso diciamo un po' inquietante perché sembra che non lasci alcun scampo, nel senso che alla fine tutta la popolazione è destinata a infettarsi. Quindi anche questo in realtà, anche il modello logistico ha i suoi limiti. I suoi limiti soprattutto dovuti a cosa? Al fatto che non prende in considerazione nella valutazione del numero degli infetti i guariti, quindi abbiamo anche i guariti, e purtroppo anche il numero di morti. Quindi diciamo che il modello logistico sì, va bene, è più realistico, è più rappresenta forse un poco meglio la situazione rispetto al modello esponenziale, ma anche lui ha i suoi limiti. Allora, vediamo, prima di estenderlo, quindi passare al modello successivo, vi faccio vedere in R come poter derivare la curva logistica. Quindi passiamo a condividere R. Quindi rappresentiamo in R un andamento logistico. Ok. Di nuovo, cosa mi servirà? Ho dato dei valori alla popolazione, ho immaginato che ci fosse la popolazione italiana, ho dato 2 come valori degli infetti al tempo T0, un lambda 0,9 e questa è la rappresentazione del modello logistico. Ok, come vedete abbiamo che si ha un andamento crescente, adesso qua non lo vedete bene il punto di partenza, sembra che parta da zero ma è dovuto alla scala dell'asse delle ordinate, e poi un asintoto in corrispondenza di n, ho tracciato anche la retta parallela in corrispondenza alla numerosità della popolazione, e questa è l'equazione che regola l'andamento logistico.
Allora, come vi dicevo, quindi abbiamo detto che questo andamento, anche questo è un po' inquietante perché assume che tutta la popolazione si infetti, andiamo a vedere un'estensione del modello logistico che invece prende in considerazione la possibilità di guarirsi. Allora, torniamo al nostro foglio. Allora, questo nuovo modello, per adesso il modello 3, è noto come modello SIS o modello SIS, forse è meglio da chiamare. Modello SIS, che è appunto, come dicevo prima, rappresenta un'estensione del modello logistico che assume, che prende in considerazione la probabilità di guarirsi. Probabilità di guarirsi che però non per malattie che non danno l'immunizzazione. Cioè, allora, immaginiamo in questo modello cosa? Di avere la nostra urna di soggetti suscettibili e la nostra urna di persone infette. Ok. Questi sono gli infetti. Allora, il modello logistico che cosa diceva? Lo riprendiamo subito. Nel modello logistico avevamo detto, quindi nell'ultima versione, che cosa? Che la variazione lo scriviamo i dt più 1 meno idt sarà uguale a lambda idt per s di t su n. Ok, quindi abbiamo che il modello supponeva che ci fosse un'uscita dei suscettibili verso gli infetti ad una velocità data da lambda. Scriviamo lambda IDT per S, che sarebbe anche SDT, su N. Quindi questa è la velocità con cui i suscettibili si trasformano in infetti. Ora, il modello SIS prevede, o SIS, scusate, il modello SIS prevede non solo un ingresso, ma anche un'uscita, cioè prevede la possibilità per gli infetti di ritornare tra i suscettibili, cioè prevede la possibilità di guarirsi, ma senza immunizzazione. Senza immunizzazione. Lo scriviamo così ce lo ricordiamo. Quindi abbiamo che gli infetti possono tornare ad essere suscettibili, quindi possono rientrare di nuovo nella scatola dei suscettibili. E adesso indichiamo con gamma la velocità con cui questi rientrano. Gamma che cosa sarà? Sarà funzione del numero degli infetti, ovviamente, perché sarà una proporzione di questi. Quindi gamma IDT sarà la velocità con cui un infetto torna a essere suscettibile. Questa è, quindi se gamma è la velocità, gamma IDT sarà il numero delle persone che sono adesso diventate sane. Ok, quindi andiamo a inserire questo nel modello, quindi avremo adesso che it più 1 meno idt sarà uguale a lambda idt per s con t su n, scusate, su n, meno perché questo è il contributo in ingresso, quanti dei suscettibili diventano infetti, ma qui abbiamo anche un contributo in negativo, cioè quelli che da infetti tornano a essere suscettibili o sani. Quindi meno gamma, sia della penna, no, meno gamma per i. Ok, quindi meno gamma di t. Questa è la frazione, lo scriviamo, frazione di persone che si guariscono. Ogni giorno. Ok. E quindi insieme questo rappresenterà il numero di guariti.
Quindi rappresenta un contributo negativo nel conteggio dei nuovi casi giornalieri. Ok? Gamma, potete trovare gamma, oltre come la frazione di persone guarite ogni giorno, viene definito anche come 1 fratto la durata media della malattia. Quindi un'altra definizione di gamma, la mettiamo fra parentesi, è uguale a 1 sulla durata media della malattia. Quindi, per esempio, se una malattia dura 15 giorni, gamma sarà uguale a 1 su 15. Ok? Quindi questa è una semplice definizione che viene data in gamma. Allora, per andare a vedere allora come questo nuovo vincolo, come questa nuova possibilità di uscita dalla situazione di infetto verso suscettibile entra in gioco nel derivare la rappresentazione grafica del numero degli infetti, quindi torniamo alla nostra bellissima rappresentazione, avevamo T il tempo di osservazione, il numero di infetti, come al solito, qua abbiamo I0, abbiamo il numero totale di persone nella popolazione, lo fissiamo e lo indichiamo sempre anche nel grafico, ma adesso notiamo una cosa, notiamo una differenza, perché? Perché siccome dobbiamo andare a rappresentare all'interno del grafico sempre in funzione del numero degli infetti, come avevamo fatto prima, allora che cosa dobbiamo andare a scrivere? Cerchiamo di esprimere questa quantità di nuovo come l'avevamo espressa quando abbiamo rappresentato la funzione logistica. Nel modello logistico questa quantità l'avevamo scritta anche come, quindi riscriviamola, it più 1 meno idt è uguale a, abbiamo detto, lambda idt che moltiplica 1 meno idt tutto fratto n. Adesso a questo, quindi questo è il modello logistico, da questo dobbiamo andare a togliere, quindi meno gamma IDT. Ok, se mettiamo IDT in evidenza, questo che cosa risulta? Risulta uguale a lambda IDT, voi ci vedete, sì, lambda IDT che moltiplica 1 meno gamma su lambda meno IDT su n. Questo è il nostro modello SIS. Guardate un po', nel passaggio dal modello logistico al modello SIS, che cosa è successo? Che invece di avere 1 meno IDT su n come lo avevamo nel modello logistico, adesso abbiamo 1 meno gamma su lambda meno IT su n. Quindi abbiamo tolto una quantità rispetto al totale della popolazione. Quindi questo mi va a rappresentare, impone il vincolo sul numero massimo di persone che si possono infettare. Ok? Quindi, infatti, nel momento in cui io non considerassi questo, ovviamente si torna al modello logistico. Questa rappresenta, abbiamo detto, la probabilità di guarire e questa è il lambda che avevamo visto nel modello logistico, quindi la velocità di diffusione della malattia. Andiamo a rappresentare quindi sull'asse questa quantità. Abbiamo quindi sempre in un istante di partenza, nel momento in cui il numero degli infetti è pari a 0, allora che cosa avrò? Che se il numero degli infetti è pari a 0, questo sarà IDT su n sarà pari a 0. Questa quantità, se non ho infetti, non ho neanche la velocità di guarigione, quindi tutto questo si annulla e si torna al modello esponenziale. Quindi l'andamento iniziale sarà di nuovo di questo tipo, ma raggiungerò un asintoto non più in n, ma in corrispondenza di questa quantità. Scusate, raggiungerò l'asintoto in corrispondenza di questa quantità che adesso è data da n che moltiplica 1 meno gamma su lambda. Quindi mentre prima era n, adesso avrò 1 meno gamma su lambda, che sarà una quantità più bassa e mi permetterà di far sì che non si infetti l'intera popolazione, ma un numero ridotto di soggetti, visto che dobbiamo tenere in considerazione il fatto che alcuni
Guariscono, quindi alcuni guariscono, però ripeto, senza immunizzazione, quindi rientrano nella scatola dei suscettibili. Quindi questo andamento è un andamento ottimo per malattie che non danno immunizzazione, per esempio la meningite o lo streptococco, comunque malattie che non assicurano la possibilità di non ammalarsi nuovamente nel tempo. È buono per il coronavirus? Allora, rispetto ai coronavirus precedenti che già ci sono stati, allora quelli danno l'immunizzazione e quindi la risposta è no. Neanche il modello STIS è ottimo per rappresentare il coronavirus, perché nel caso di coronavirus noi ci aspettiamo che vi sia un'uscita da questo sistema, quindi una volta infettati non si possa tornare indietro. Quindi andiamo a vedere in R come si rappresenta il modello STIS e poi passiamo ulteriormente a una sua estensione che invece questa volta prevede l'immunizzazione, quindi la possibilità una volta ammalati di non tornare indietro nello status di sani ma di immuni. Ok, andiamo in R. Ok. Quindi vedete, questo è il modello STIS, prevede la possibilità di guarire. Adesso i parametri sono due. Dobbiamo dare, io ho messo qui un parametro che dava una malattia, una durata media della malattia di 7 giorni. Scusate. Quindi con un numero iniziale di due soggetti infetti. Se andiamo a rappresentare questo. Vedete, questo è il modello STIS, quindi ha lo stesso andamento logistico, l'andamento è uguale, è solo che non si infetta l'intera popolazione che sarebbe questa retta nera, ma raggiunge un asintoto, anche detto plateau, probabilmente avrete sentito anche questo termine, in corrispondenza di n che moltiplica 1 meno gamma su lambda. Quindi il rapporto di questi due parametri. Quindi ovviamente è meno, diciamo, pessimistica come ipotesi, nel senso che non tutta la popolazione si infetta. Ok, torniamo allora alla sua estensione e con immunizzazione. Torniamo di nuovo al foglio. Il nuovo modello sarà il modello numero 4, okay, scusate, non vedete, modello numero 4, che sarà il modello SIR, o modello SIR. Il modello SIR è un'estensione del modello STIS perché prevede adesso l'immunizzazione, quindi scriviamolo, è un modello con immunizzazione. Ok, modello con immunizzazione. Come facciamo ad inserire questa componente all'interno del nostro modello? Partiamo sempre dalla definizione. Abbiamo N, il numero totale delle persone nella nostra popolazione, soggetti. Questo N si scompone nelle sue componenti di suscettibili. I suscettibili escono, ormai lo sappiamo, ad una velocità lambda I S su N e vanno nella categoria degli infetti. Adesso negli infetti non possono più tornare indietro perché se si sono guariti hanno l'immunità e quindi non possono di nuovo tornare nella scatola dei suscettibili che sono invece quelli esposti, quelli che possono prendere la malattia. Allora ipotizziamo che ci sia una nuova categoria che è quella dei recovered, ecco perché modello SIR. Allora, nei recovered o recuperati, chi fa parte di questa nuova categoria? Nella categoria del recovered adesso ci saranno sia coloro che sono guariti ma che adesso avranno l'immunità, quindi ci sono gli immuni più i morti, perché ovviamente saranno usciti dallo stato di infetti purtroppo. E qual è la velocità con cui si esce da questo stato? Chiamiamo questa gamma con I, sarà anche questa una frazione del numero, una frazione del numero degli infetti, quindi funzione del numero degli infetti,
Stiamo attenti che questo gamma non è lo stesso gamma del modello SIS, perché nel modello SIS rappresentava la velocità di guarigione ma riportava verso la scatola dei suscettibili, ma adesso invece va nella direzione opposta. Allora, come faccio a scrivere il modello SIR? Quali sono le equazioni che entrano in gioco? Avremo un sistema di equazioni, due equazioni. La prima è quella che regola la variazione nel numero di soggetti suscettibili. Questa variazione sarà sicuramente una variazione negativa, cioè se si esce da questo stato, visto che non ci si può tornare indietro perché chi guarisce non torna nella scatola, sarà solamente meno lambda I di T S di T su N. Guardate, qui io non ho scritto I ed S in funzione di T per una semplicità nella notazione, ma è chiaro che I e S sono sempre funzioni del tempo di osservazione, mentre N risulta costante. Qui l'ho scritta esplicitamente, e invece l'altra equazione riguarda, che è un'equazione differenziale, se la pensiamo come se t, non la pensiamo, se la pensiamo continui nel tempo, questa è la variazione continua nel numero degli infetti, mentre questa è la variazione nel numero dei suscettibili. Quindi questo è uguale a che cosa? Abbiamo un contributo positivo dal punto di vista matematico, ma in realtà è negativo nella vita reale, nel senso che sono quelli che da suscettibili diventano infetti, e quindi sarà lambda I di T per S di T su N, e un contributo negativo in uscita di quelli che guariscono o muoiono, quindi meno gamma I di T. Ok, quindi quanti parametri abbiamo? Abbiamo il parametro lambda, abbiamo il parametro gamma. Ok, quindi in questo modello quello di cui dobbiamo tener conto è della differenza di peso fra questi due termini, cioè quanto questo termine, che rappresenta il numero dei nuovi infetti, è maggiore, minore o uguale rispetto al numero di guariti. Questo qui, questo bilancio, questo gioco di bilancio fra i due termini farà sì che determinerà la forma della nostra funzione del modello SIR, quindi il numero di infetti in un modello SIR. Andiamo a vedere come lo possiamo rappresentare. Allora, come al solito mettiamo T il tempo di osservazione, il numero di infetti a tempo zero, il numero totale degli infetti. Allora, all'inizio della pandemia, dell'epidemia, che cosa abbiamo? Sicuramente il numero degli infetti è prossimo a zero, il numero dei suscettibili sarà quasi uguale al numero della popolazione totale e questo rapporto sarà 1. Quindi questo va via, siamo in una situazione anche in questo caso esponenziale. Quindi il modello SIR parte con una crescita esponenziale. Dopodiché cosa succede? Succede che il numero degli infetti sarà maggiore del numero dei guariti in una prima fase, quindi fino a quando questo termine sarà positivo avrò che questa crescita sarà sempre più grande, ma per effetto, così come nel modello logistico, anche in questo caso stavo pensando al modello SIS, ma in realtà nel modello IS c'è immunizzazione, quindi no, ma facciamo il confronto col modello logistico. Cosa succede? Succede che la riduzione nel numero dei suscettibili mi provoca un rallentamento. Questo rallentamento perché? Perché? Perché ho che al diminuire del numero dei suscettibili diminuisce anche il numero dei possibili infetti. Quindi questo andamento tende ad avere una forma di questo tipo, fino a quando, mentre nel caso del modello SIS questo andamento continuava e si manteneva costante perché i guariti tornavano nella scatola dei suscettibili, adesso dal momento che noi siamo sotto il vincolo che non si può tornare ma c'è sempre il decremento, ci sarà un punto in cui questa quantità diventerà negativa. Questa quantità diventa negativa quando il numero dei guariti risulta maggiore del numero degli infetti, e siccome non ci si può più ammalare perché i guariti escono fuori dal sistema, allora la malattia si spegne.
quindi quante fasi possiamo individuare in questo modello? Mettiamo sempre anche il modello, il numero totale della popolazione, ovviamente, che sta qui. Quanta gente si può ammalare, quante fasi possiamo identificare in questo, con questo modello? Allora, sicuro c'è, come abbiamo detto prima, una fase iniziale che è una fase esponenziale. Forse anche un po' più a destra. Ok, questa è la fase esponenziale in cui abbiamo il numero degli infetti è nettamente superiore al numero dei guariti. In termini di derivata avremo che quindi questa qui sarà una derivata positiva, quindi se noi per i punti che fanno parte di questa fase, quindi di questo intervallo, quindi in questa prima fase esponenziale, se volessimo andare a disegnare, a rappresentare la derivata, avremmo che la derivata sarà sicuramente positiva, quindi avremo cose di questo tipo. Ok? Dopodiché ci sarà un punto in cui questa derivata comincerà a decrescere, fino a quindi mentre qui abbiamo valori elevatissimi, comincia a ridursi, inizia la fase del picco, state attenti, parlo di fase del picco e non di giorno di picco, perché purtroppo abbiamo sentito parlare in TV, sui social, di diverse previsioni che facevano una previsione puntuale del giorno del picco, non dando assolutamente l'informazione del fatto che il picco non è un giorno, ma il picco è una fase. È una fase in cui la derivata è prossima allo zero o uguale a zero. Quindi perché? Perché significa che il numero dei nuovi infetti è uguale al numero dei guariti, o è approssimativamente uguale al numero dei guariti. Nel caso in cui questo numero è precisamente uguale, abbiamo che la derivata sarà pari a zero, perché ovviamente si semplifica, uno è l'opposto dell'altro, e qua si ha il massimo della nostra funzione. Nel momento in cui il numero dei guariti comincia a essere maggiore del numero degli infetti, perché? Perché siamo sempre sotto il vincolo che i suscettibili non possono aumentare, quindi si riducono. Allora, quando il numero dei guariti supera quello del numero degli infetti, la malattia si spegne, abbiamo detto, questa è la fase, quindi questa in realtà la possiamo segnare qui, scusate, la malattia si spegne, questa è la terza fase, che è la fase di recessione, quindi questa è la seconda fase, la fase del picco, terza fase, la fase di recessione. Ok, quindi la malattia si spegne. Quindi abbiamo, spero sia chiaro questo concetto del picco, a cui tengo tantissimo, perché spiegarlo è stato veramente complesso a tutte le persone che chiedevano di avere il giorno in cui si sarebbe verificato il picco. Il picco appunto non è un giorno, il picco è una fase in cui c'è questa compensazione tra il numero di guariti e il numero degli infetti. Ok, andiamo a vedere in R come si comporta un modello SIR. Allora, condivido la pagina di R. Ok. Okay. Allora, ci eravamo lasciati con il modello SIS che non prevedeva l'immunizzazione, passiamo al modello SIR con immunizzazione. Anche questa volta ho dovuto fissare i valori di partenza, sicuramente R0, quindi recovered all'inizio dell'epidemia, sarà pari a zero, perché non avrò né guariti né morti, o probabilmente morti ce li ho, ma non so ancora se erano morti con coronavirus o di coronavirus. Ho fissato i parametri lambda e il parametro gamma, quindi andiamo a simulare una situazione con questi parametri per vedere qual è la forma del modello SIR di diffusione dell'epidemia. Allora, come possiamo notare nella parte iniziale, cosa possiamo notare? Il fatto che il numero dei
essere suscettibili decresce all'aumentare col passare del tempo, e questo è il vincolo fissato dall'equazione 1 del nostro modello SIR. Quindi suscettibili dal momento in cui vanno fuori dal loro stato, non possono più rientrare visto che la malattia prevede l'immunizzazione. Il numero, contemporaneamente, quindi man mano che nella fase iniziale il numero dei suscettibili decresce, contemporaneamente si ha un aumento esponenziale sia del numero dei infetti, che è la curva rossa, sia del numero dei recovered, la curva verde. Quindi abbiamo che in questa fase il numero degli infetti risulta maggiore rispetto al numero dei recovered. Questo che significa che la seconda equazione del modello SIR avrà il numero dei casi, quindi la differenza tra il numero dei casi al tempo T1 e al tempo T sarà positiva. Quindi siamo nella fase di espansione fino a quando non si raggiunge questa fase intermedia, che è la fase del picco, in cui il bilancio fra queste due componenti è prossimo a zero, quindi il numero degli infetti è simile al numero al numero dei recovered. Nel momento in cui superiamo la fase del picco, cosa succede? Allora, notiamo che il numero dei suscettibili continua a decrescere necessariamente, il numero degli recovered aumenta tanto che alla fine deve uguagliare la numerosità totale della popolazione. Il numero degli infetti, cosa succede? Siccome il numero degli infetti è funzione attraverso il rapporto S su N del numero dei suscettibili, questo significa che al diminuire del numero dei suscettibili diminuirà anche il numero degli infetti, e quindi l'epidemia sarà necessariamente entrerà in una fase di recessione, e quindi la malattia andrà a spegnersi. Ok, detto questo, approfitto di tutte queste quantità che abbiamo definito per andare a introdurre invece una nuova definizione del fattore di riproduzione di base R0, che è un'altra di quelle quantità che sono state nominate notevolmente in questi giorni. Allora, torniamo al nostro foglio perché abbiamo tutte le quantità per definirlo. Allora, il fattore di riproduzione di base R0 lo possiamo derivare direttamente dall'equazione del modello SIR. Quindi riscriviamo velocemente l'equazione del modello SIR. Quindi vi ricordo, la prima poneva un vincolo sul numero dei suscettibili, in cui il numero dei suscettibili deve essere uguale a meno lambda i di t su S, per S su N, mentre nella seconda imponevamo un vincolo, un contributo in ingresso che era pari, un contributo in ingresso che era pari all'opposto di questo, cioè è lo stesso contributo in valore assoluto ma di segno opposto, quindi lambda i di t per s di t su n, qua lo scrivo anche s di t su n, meno, abbiamo detto, gamma i di t, che era la velocità con cui si passava dagli infetti ai recovered, ai recuperati. Se metto in evidenza la quantità i di t, avrò che questo lo posso scrivere come i di t che moltiplica lambda su gamma per s su n meno 1. Allora, avremo che questa quantità ci va a identificare il fattore di riproduzione di base R0. R0 che è uguale a lambda su gamma. Perché è così importante R0? Allora, nella sua definizione, R0 viene definito come il numero il numero medio di infezioni che vengono prodotte da ciascun individuo, cioè il numero medio di persone infette da ciascuna persona che ha la malattia, che quindi il numero medio di persone che verranno contagiate da una persona che è infetta. Allora, questo che significa? Che se R0, per esempio, facendo un esempio numerico, R0 uguale a 2, significa che in media un singolo malato infetterà 2 persone. Allora, quanto è maggiore il valore di R0, tanto più elevato è il rischio di diffusione dell'epidemia. Questo è stato il motivo per cui si è posta molta attenzione al fattore R0. Se invece R0 fosse inferiore ad 1, ciò significa che l'epidemia può essere contenuta. Allora,
Come notiamo dalla formula, il fattore R0 dipende da che cosa? Dipende dal numero delle persone che entrano in contatto con la persona infetta, quindi dal numero di contatti che ha la persona infetta, ma anche dalla durata media della malattia. Ora, questi due fattori, per quanto riguarda la durata media della malattia, poco possiamo farci, nel senso che se non ci sono delle medicine cercare di rendere minore il tempo di durata della malattia, oppure dei vaccini che rendano immuni alla malattia, sulla quantità gamma non possiamo assolutamente intervenire. Al contrario, possiamo intervenire sul lambda. Perché? Perché lambda è una misura abbiamo detto, della probabilità di infettarsi entrando in contatto con un infetto, con una persona infetta. Quindi, come possiamo ridurre lambda? Bene, io resto a casa, nel senso limitando i contagi con le persone, quindi limitando la possibilità di entrare appunto in contatto con persone che possano essere anche asintomatiche, per esempio, perché non è detto che io debba entrare necessariamente in contatto con una persona che sta combattendo contro il coronavirus, ma ci sono persone asintomatiche che comunque rappresentano per me, sono infette, quindi sono in grado di trasmettere l'infezione. E altra cosa, cioè questo non significa che comunque questo è l'unico mezzo, ma comunque anche seguire tutte le direttive sull'igiene personale e quant'altro. Ok, stiamo attenti perché altra confusione che si è fatta in questi giorni è confondere il fattore di il numero di riproduzione, il numero, scriviamolo, numero di riproduzione di base R0 con il numero di riproduzione effettiva. Che è generalmente indicato con R, ma state attenti a non confondere questo R con il recovered. Lo chiamiamo RE, ok, per dire effettiva. Questa quantità sarà funzione del numero di riproduzione di base, perché il numero di riproduzione effettiva è uguale ad il numero di riproduzione di base per 1 meno, la chiamiamo I su N, cioè la frazione di persone, di popolazione non suscettibile. In realtà dovrei mettere, scusate, non suscettibile sarebbero I più R su N, che compaiono troppe R e ho paura che voi vi confondiate, quindi lo scriviamo così. Quindi queste sarebbero infettivi più recovered su N, quindi se io faccio 1 meno questa frazione, sostanzialmente è uguale ad R0 per N, che, guardate un po', si riconduce alla quantità che avevamo trovato nel modello SIR. Quindi questo è il numero di riproduzione effettiva. Perché è importante il numero di riproduzione di base R0? Perché il numero di riproduzione di base R0 mi permette di caratterizzare l'andamento dell'epidemia. Cioè, fino a quando R0 sarà maggiore di 1, l'epidemia sarà è in fase di propagazione. Nel momento in cui R0 scende al di sotto della soglia 1, allora significa che siamo in una fase in cui l'epidemia può cominciare anche a estinguersi. Allora, detto questo, passiamo invece ad un altro modello che è ancora un'ulteriore estensione di questo appena proposto, perché questo proposto va bene, però resta un dubbio ancora irrisolto. Siamo sicuri che il coronavirus fornisce l'immunizzazione oppure fornisce un'immunizzazione parziale, nel senso che dà un'immunizzazione che dura solamente per un intervallo di tempo delimitato? Allora, nel caso in cui fosse vera questa seconda ipotesi, dobbiamo passare a definire il modello con immunizzazione parziale. Allora, il modello che mi permette di considerare anche la possibilità di immunizzazione parziale, quindi sarà il nostro modello 5, quindi modello con immunizzazione parziale,
si chiamerà modello SIRS. Perché? Perché una volta che ho perso l'immunizzazione esco dal contenitore del recovered per tornare tra i suscettibili, quindi c'è un ritorno ad S, quindi si chiama modello SIRS. Quindi riconsiderando la nostra, il numero totale della nostra popolazione, che ripeto resta costante, questa volta si compone come S, i suscettibili, che sappiamo ormai benissimo avere una velocità di uscita verso la scatola degli infetti pari a lambda per S su N, e dagli infetti si esce verso la scatola dei recovered con una velocità gamma. Un'osservazione che prima non ho fatto, stiamo attenti perché qua io sto assumendo che gamma, la velocità di uscita degli infetti, sia la stessa per i guariti e per i deceduti. Ovviamente noi possiamo complicare quanto vogliamo questo modello affinché per esempio si possa dare una velocità di uscita dallo stato di infetto diverso per i guariti e per i morti, in funzione anche di altre caratteristiche del paziente. Ok, il modello quindi adesso, quindi questo sarebbe un modello SIR, dobbiamo estenderlo e quindi dobbiamo aggiungere questo altro flusso di persone che, uscendo dallo stato di recovered, passano allo stato nuovamente di suscettibili. Quindi sono coloro che perdono l'immunità e, avendo perso l'immunità, tornano ad essere probabilmente esposti alla malattia. Quindi anche qui dobbiamo aggiungere un parametro, questo parametro lo indichiamo con CDR, ok, dove questa, sì, perché sarà una proporzione dei recovered, questa come la definisco? In questa la posso definire in vari modi, la posso vedere come per esempio la probabilità di perdere l'immunità ogni giorno. Oppure 1 fratto, c'è anche chi la definisce in questo modo, psi come 1 fratto la durata media dell'immunità. In ogni caso indicano la velocità con cui si perde l'immunità della malattia. Ok, questo flusso che cosa rappresenta? Proprio è la perdita dell'immunità da parte dei soggetti che erano nella scatola dei recovered. Ok, come si va a scrivere un modello di questo tipo? Allora, torniamo alle equazioni del modello SIR. Quindi avevamo, se vi ricordate, nel modello SIR l'equazione per ST più 1 scrivo con questa che forse si vede meglio, meno S di T, che era uguale a meno lambda I S N. Adesso questa variazione ha una componente negativa, quindi la variazione nei suscettibili ha una componente negativa data da coloro che escono per entrare nella scatola degli infetti, ma una componente positiva data da coloro che arrivano dalla scatola dei recovered. Quindi più CDR. La seconda equazione invece, che è quella di che studia appunto, che regola la variazione del numero degli infetti. Il numero degli infetti al solito avremo lambda I S su N più, no, scusate, meno in uscita gamma di I. E questa resta così perché la perdita di immunità non ha un'implicazione diretta sul numero di infetti, e invece dobbiamo aggiungere un'ulteriore equazione che è la variazione nel numero dei recovered. Quindi RT, che adesso sarà pari a gamma con I in ingresso meno sì di R in uscita per coloro che tornano. Quindi questo che cosa rappresenta? Questo rappresenta il numero di persone che hanno perso l'immunità per unità di tempo. Quindi scriviamolo, questo è il numero di persone che hanno perso l'immunità per unità di tempo.
Ok? Allora, questa situazione è una situazione molto interessante, perché se davvero la diffusione del Covid seguisse una situazione di questo tipo, allora darebbe la possibilità di assistere a un secondo picco. Abbiamo già visto che abbiamo superato una fase del primo picco, e molto spesso ci si chiede: ma ci sarà un secondo picco? Il secondo picco può essere dovuto sia al fatto che nuove persone si infettano, ma sia anche a situazioni in cui viene persa l'eventuale immunità, se questa esiste effettivamente tra coloro che si sono già infettati. Quindi quello che presuppone un modello SIRS è che ci sia la possibilità, e questo lo andiamo a rappresentare così, che una volta osservato un picco, quindi crescita esponenziale all'inizio perché non cambia niente, tutti i parametri si mantengono come li avevamo definiti per gli altri modelli, questa è semplicemente un'estensione. Dopodiché, quando si arriva al picco e inizia la fase di decrescita, anziché osservare una decrescita come il modello SIR in cui la malattia si spegneva, si assiste ad un andamento oscillatorio sempre più piccolo, ma è con picchi più bassi rispetto a quello precedente. Quindi l'eventuale perdita di immunità comporterebbe il verificarsi di un nuovo picco che da studi fatti su altri tipi di malattie si vede che sarà più basso, ma che sicuramente avrà un andamento oscillatorio. Questa è un'altra, quindi è una possibile estensione del modello SIR che avevamo visto prima. Passiamo a considerare quindi quello che vi dicevo prima, cioè: ma se io non ho la stessa velocità di uscita delle persone, dei morti e degli infetti, dei morti e degli immuni dalla scatola degli infetti, che cosa succede? Allora, questo in letteratura, questo caso che vi vado a presentare, è noto come modello SIR con demografia, cioè vado a studiare separatamente qual è il contributo che i morti e i nuovi nati danno nella gestione della diffusione, nella gestione hanno quindi il ruolo di queste nuove quantità nel definire appunto la diffusione della malattia. Allora andiamo a vedere questo modello 6. Modello 6 sarà, si chiama SIR con demografia. Il SIR con demografia assume una importante differenza rispetto ai modelli precedenti. Siccome con demografia la variazione più importante, cioè l'assunto principale, è che il numero totale della popolazione non sia più costante come l'avevamo visto prima, ma sia funzione del tempo. Perché? Perché adesso avremo che i morti usciranno dal sistema e ci sarà l'ingresso dei nuovi nati, quindi abbiamo che n non è più costante. Quindi avremo che, la possiamo andare a rappresentare in questo modo, scriviamo la scatola sempre dei suscettibili, le velocità le riscriviamo sempre per correttezza, questi sono gli infetti si muovono verso il recovery con una velocità gamma con i, e poi noi prevediamo che questa sia il percorso che riguarda solo gli immuni, mentre i morti seguono un percorso alternativo, quindi con una velocità alternativa che chiamiamo mu, visto che è mortalità, mu del numero di morti, quindi sarà sempre una proporzione di i, ma che va verso un percorso che è dato dai morti. Ovviamente qui sto considerando i morti con coronavirus, ma se volessimo complicare ulteriormente il modello, io in realtà avrei dei morti per altre cause sia da qui che da qui, cioè io posso avere anche altre mortalità per altre cause in ciascuna di queste tre componenti. Quindi, per esempio, un modello un po' più complesso ma più realistico potrebbe andare ad assumere che io abbia una proporzione di morti
tutti, quindi per esempio la chiamiamo M0 che è uguale per tutti, M0 che è il numero, la proporzione di morti dei suscettibili, anche qui avrò dei morti, sebbene avevano il coronavirus, ma che sono morti per altre cause, non riconducibili completamente al coronavirus, quindi possono essere incidenti stradali, qualsiasi altro tipo di causa di morte, quindi M0 di I, oppure anche morti, no, questi devono essere infetti, quindi infetti che sono morti per un'altra causa, oppure anche dai recovered posso avere chi, nonostante abbia l'immunità per il coronavirus, muore di altra malattia. Posso complicare ulteriormente il modello circumdemografia, quindi questo ha riguardato i morti, ma nel recovered potrei andare a inserire anche la perdita di immunità. Cioè, se questo è l'estensione del modello SIR, ma questo è valido anche per, questa estensione vale anche per il modello con immunizzazione parziale, perché se io aggiungo quest'altro ulteriore passaggio e qui metto PSI di R, questo è il modello in cui è il modello SIR con immunizzazione parziale e in cui si tiene conto della mortalità in modo differente rispetto ai guariti. Ok, e se volessimo considerare le nascite, bene, le nascite avrebbero anche loro un loro contributo con una velocità, adesso la chiamiamo, il parametro lo chiamiamo nu, che sarà una frazione di cosa? Del numero totale della popolazione. Quindi vediamo che c'è tutta la possibilità di complicare il modello per come si vuole e ovviamente ogni volta le equazioni che ne derivano saranno equazioni più complesse a seconda di quello che stiamo appunto introducendo all'interno del modello, quindi quello che stiamo provando a tenere sotto controllo. Ok, volevo far vedere giusto prima di finire in R un pacchetto che permette di giocare un poco con i vari fattori per vedere come variano le curve dei modelli SIR. Ok, condivido lo schermo di R. Quindi questo vi ricordo era il modello SIR. Non vi ho fatto vedere la stessa rappresentazione per il modello SI, quindi il modello semplice, quindi il modello di regressione, cioè scusate, il modello logistico, in cui, se ce l'ho qui sotto mano, ok, vi ricordo che cosa avevamo nel modello, nell'unico, in quel caso avevamo un andamento di questo tipo, perché avevamo solamente il gruppo dei suscettibili e degli infetti e quindi necessariamente un modello SI presuppone che il numero dei suscettibili decresce e in corrispondenza sia ovviamente sotto il vincolo che devono sommare ad N un aumento degli infetti. Visto che abbiamo ormai tutti gli ingredienti, volevo farvi vedere un pacchetto di R molto carino che permette di visualizzare come cambia la curva di un modello SIR, quindi la rappresentazione di un modello SIR in funzione del parametro di riproduzione R0. Vado a condividere la finestra di R, il pacchetto si chiama Shiny SIR, nella funzione che dovete utilizzare è la funzione run_shiny. L'argomento che va specificato è il tipo di modello che volete rappresentare, quindi in questo momento sto chiedendo di rappresentare un modello SIR, e se lancio questa istruzione si aprirà una nuova finestra interattiva in cui avremo modo di, scusate un secondo perché non vedo più la finestra, ok, in questa finestra interattiva noi possiamo decidere di far variare i parametri del nostro modello SIR, quindi il parametro R0 è l'infection period, che sarebbe il nostro gamma, perché abbiamo detto che gamma è pari a 1 fratto la durata media della malattia. Quindi intanto questa è una rappresentazione con un R0 di 3, è un periodo
periodo di infezione, una durata della malattia di 7 giorni. Ovviamente se aumentiamo il fattore R0, la curva verde, che è quella degli infetti, sarà sempre più elevata. Vedete il picco? E quindi con R0 lavoriamo proprio sull'altezza, cioè sul numero di individui infetti. Se a parità di R0, se lavoriamo con il periodo di durata media della malattia, abbiamo che questa curva sarà più o meno larga. Guardate un po' cos'è, supponiamo di avere una malattia, una durata media della malattia di 2 settimane, guardate riducendo l'R0 come si riduce notevolmente il numero delle persone infette. Quindi eravamo sopra 5.000, R0, da 5 R0 facciamo passare a 2, siamo ben sotto, siamo circa a 1.000 qualcosa di numero di infetti. Quindi con questo quello che vogliamo fare nuovamente dire e sottolineare è che il fatto di ridurre R0 è importante per limitare il contagio della malattia. Oltre a determinare la forma delle curve in un modello SIR, il fattore di riproduzione di base R0 gioca un ruolo fondamentale anche nella determinazione dell'immunità di gregge, altro concetto di cui tanto si è sentito parlare, ma sul quale c'è una grande confusione. Allora, per vedere come R0 giochi un ruolo nella determinazione di questa immunità di gregge, quindi come regola l'immunità di gregge, torniamo nuovamente al modello SIR. E vediamo in che cosa consiste appunto il ruolo giocato da R0 nella determinazione di questo concetto. Allora, condivido nuovamente il foglio, torniamo a scrivere nuovamente il modello SIR. Quindi il modello SIR, abbiamo detto che il modello SIR è il modello che con immunizzazione, quindi le uniche due equazioni sono l'incremento nel numero dei suscettibili, cioè il decremento, scusate, quindi meno lambda i di t s di t su n, e poi la variazione nel numero dei nuovi contagi, variazione giornaliera, quindi al passaggio dal tempo t al tempo t più 1, che è uguale a lambda i di t per s di t su n meno gamma i di t. Prima avevamo scritto tutto questo come i di t, come lambda i di t, scusate, che moltiplica s su n meno gamma su lambda. Ok? Ancora questa la possiamo scrivere come lambda i di t, che moltiplica s su n meno lambda, scusate, per lambda su gamma meno 1. Ok? Allora, questa variazione, questo è un par, questa variazione sarà positiva se, quindi se, quando, quindi questo sarà maggiore di 0 se questa quantità sarà maggiore di 1. Quindi, quando questa quantità è maggiore di 1? Questa quantità è maggiore di 1 se s su n per lambda su gamma sarà, meno 1, sarà appunto maggiore di 0. Quindi questo significa s su n per lambda su gamma maggiore di 1. Ok, questo è maggiore di 0 se questo è maggiore di 0, ma questo è maggiore di 0 se questo è maggiore di 1. Ma chi sono queste quantità? Allora, questo è il nostro R0, il fattore di riproduzione di base, e questa è la nostra frazione dei suscettibili. Abbiamo detto che se moltiplichiamo R0 per la frazione dei suscettibili, quello che ne risulta è il fattore RE, il fattore di riproduzione effettivo. Allora, noi possiamo andare a giocare su questo fattore per cercare di ridurre il numero di nuovi infetti. Allora, come possiamo abbassare questo R con E? Come possiamo ridurre R con E? Allora, per capire questo, scriviamo S, scriviamo la nostra popolazione totale, sappiamo che è uguale a S più R più I.
Da questa ricaviamo S come N meno R meno I. Se noi per un attimo ignoriamo il numero degli infetti, otteniamo un termine, possiamo scrivere la disequazione come S minore uguale ad N meno R, perché stiamo ignorando il numero degli infetti. Se scriviamo in questo modo e andiamo a sostituire nella definizione di R con E, allora abbiamo che R con E deve essere minore o uguale a che cosa? Quindi stiamo scrivendo la disequazione per stabilire il valore oltre il quale non vogliamo che vada S con E, R con E, scusate. Quindi S, R con E sarà pari a, dobbiamo sostituire questo in questa equazione, quindi viene N meno R su N per lambda su gamma, deve essere questa quantità. Perfetto, e questa la possiamo scrivere come 1 meno R di N per lambda su gamma. Quindi R con E deve essere minore o uguale a questa quantità qui. Ma questo che cosa mi rappresenta? Allora, questa è la nostra frazione degli immuni. Frazione degli immuni. Questo è il nostro R con 0. Quindi abbiamo stabilito un tetto massimo oltre il quale il nostro valore dell'indice di riproduzione effettiva non deve andare. Allora, come faccio a cercare di mantenere basso questo valore? Allora, N non si può cambiare perché quello è il numero della popolazione. Lambda lo possiamo modificare? Certo, lambda lo possiamo modificare, abbiamo detto, con tutte quelle, con quegli interventi, quindi scriviamo N è fisso. Lambda possiamo cercare di ridurre questo fattore con tutte le misure di restringimento, di distanziamento sociale, oppure prendendo le precauzioni con l'uso delle mascherine, o quindi lavarsi le mani diciamo molto spesso, e tutte queste indicazioni che ci sono state fornite. Quindi lambda, scriviamo io resto a casa, mascherine, eccetera. Quindi su questo possiamo intervenire, abbiamo detto, e quello che dovremmo fare è cercare di ridurre questa quantità al fine di ridurre poi conseguentemente R con E. Gamma lo possiamo ridurre? Allora, al momento gamma abbiamo detto che è la durata media della malattia. Come la possiamo ridurre? Certo, la possiamo ridurre attraverso, investendo nella ricerca, e quindi inventando delle nuove, mettendo sul mercato dei nuovi medicinali, quindi delle nuove cure per questo, per il problema. Ed R, vi ricordo che è la frazione degli immuni. Possiamo lavorare sulla frazione degli immuni? Come facciamo ad aumentare R? R si può aumentare utilizzando il vaccino, quindi noi siamo in grado di aumentare il numero degli immuni vaccinando quanto più persone. Allora la domanda è: di quanto devo aumentare R? Di quanto devo far crescere il numero degli immuni per uccidere il contagio? Quindi domanda: qual è il valore di R necessario per uccidere il contagio? O detto in altro modo, qual è il valore di immuni che devo avere per avere quella che viene definita immunità di gregge. Allora, devo risolvere questa equazione rispetto a R. In realtà no, rispetto alla frazione degli immuni. Quindi lo facciamo rispetto a R con N. Quindi avremo R con N. Deve essere da questa qui, quindi abbiamo che R n deve essere maggiore di 1 meno gamma su lambda. Quindi che cosa avrò? Che questo è uguale a 1 meno 1 su R0. Quindi il valore di R0 del fattore di riproduzione di base è legato alla frazione degli immuni, quindi la frazione dei vaccinati deve essere almeno pari a 1 su R0. Quindi questo che cosa significa? Che dipende da quanto dalla capacità di diffusione della mia malattia. Per esempio,
Vediamo un altro foglio, se sono rimasti disponibili. Se consideriamo due malattie, per esempio una con un valore di R0 prossimo a 15, quindi con un valore elevato di diffusione della malattia, quindi la probabilità, cioè ogni individuo ha in media una probabilità di infettare 15 soggetti, e un'altra malattia, quindi chiamiamola malattia 1 e malattia 2, e un'altra con una probabilità, per esempio, con un numero medio di infetti pari a 3, allora abbiamo che se dobbiamo andare a determinare la percentuale di vaccinati, è chiaro che per malattie con grande diffusione toccherà vaccinare più persone, toccherà vaccinare più persone per entrare poi nella fase decrescente che impedisca lo sviluppo ulteriormente della malattia. Quindi avremo che la percentuale di persone che devo andare a rendere immuni a vaccinarsi sarà pari in questo caso a 1 fratto 1 meno 15, e invece in questo caso 1 meno 1 su 3, cioè questo sarebbe 14 su 15 fratto, e invece in questo caso avremmo, se questo è pari a 3, 3 meno 1, 2 su 3. Ok, quindi vedete come all'aumentare R0 occorre vaccinare più persone per far sì che vi sia l'immunità di gregge. Siamo dunque giunti al termine di questo nostro primo incontro e spero che abbiate trovato interessanti gli argomenti che abbiamo trattato. Prima di chiudere però vorrei condividere con voi una piccola presentazione che sintetizza tutto quello di cui abbiamo discusso durante questo seminario. Abbiamo parlato del lessico, introdotto con la diffusione del coronavirus, quindi del linguaggio, di tutti i termini che sono entrati a far parte del nostro linguaggio quotidiano. Ci siamo chiesti: ma sappiamo veramente di che cosa si sta parlando? Speriamo che alla fine di questa piccola chiacchierata abbiamo le idee un po' più chiare su tutti questi termini. Abbiamo distinto fra il tasso di mortalità, il tasso di letalità e il tasso di mortalità da infezione, quindi abbiamo visto che non sono sinonimi, ma ognuno ha una propria definizione, che possono anche restituire valori molto diversi anche a seconda della fase dell'epidemia in cui ci troviamo. Da che cosa dipende l'accuratezza del tasso? Abbiamo fatto un piccolo riferimento al fatto che l'accuratezza del tasso dipende anche dalla qualità del dato che stiamo considerando, quindi sul quale viene calcolato. Abbiamo introdotto il modello esponenziale, quindi il modello di diffusione della malattia. Abbiamo visto come questo dipende dalla velocità, da questo parametro lambda che indica la velocità di diffusione in base al numero di persone con cui si viene a contatto. Abbiamo posto un limite superiore al contagio previsto dal modello esponenziale, quindi siamo passati al modello logistico, in cui abbiamo imposto che il massimo di questo del numero di contagi fosse proprio pari alla popolazione, al numero totale di soggetti nella popolazione. Questo era l'andamento del numero dei suscettibili, del numero degli infetti in funzione del tempo previsto da un modello logistico. Abbiamo parlato di fase endemica, forse non l'abbiamo definita proprio come fase endemica, ma nel modello SIS, cioè il modello che non prevede l'immunizzazione, quindi il modello che una volta infetti fa rientrare all'interno nuovamente della categoria dei suscettibili, abbiamo detto che questo modello è simile al modello logistico, solo che raggiunge un asintoto, un plateau un po' più basso, cioè in corrispondenza di n che moltiplica 1 meno gamma su lambda. Questo permette, quindi fa sì che non si infetti l'intera popolazione, e questo momento in cui la curva raggiunge l'asintoto si dice che la malattia entra nella sua fase endemica, cioè di convivenza con la popolazione.
Abbiamo finalmente identificato questo picco, abbiamo distinto tra, abbiamo appunto detto che il picco non è un istante ben preciso, ma è una fase in cui il bilancio fra i due termini che entrano in gioco nell'equazione del numero nuovo dei contagi risulta prossimo a zero, per poi ricominciare la fase di recessione della malattia nel momento in cui appunto il numero dei guariti supera, risulta maggiore del numero degli infetti. Abbiamo distinto tra il tasso di riproduzione di base R0 e il tasso di riproduzione effettivo e abbiamo visto anche il ruolo, l'importanza del ruolo di R0 nel determinare le fasi della diffusione dell'epidemia. Abbiamo visto come il fattore R0 dipenda sia dal numero di contatti che si ha, quindi dalla probabilità di contagio e dalla durata media della malattia, mentre abbiamo detto che sulla durata media della malattia poco possiamo fare perché riguarda soprattutto, cioè quello può essere gestita con l'introduzione di farmaci o con la vaccinazione, sulla probabilità di contagio quella allora sì che su quella possiamo intervenire con l'hashtag io resto a casa. Quindi evitando, ormai siamo in fase 2 e comunque dovremmo continuare a evitare il più possibile il numero dei contagi o comunque visto che siamo autorizzati a avere un minimo di contatto con i congiunti, continuare a mantenere quelle indicazioni in merito alla pulizia, quindi alla, diciamo, al comportamento, alle norme igieniche da considerare. Abbiamo visto il modello SIRS, cioè il modello con immunizzazione parziale, e abbiamo visto come questo potrebbe giustificare una seconda ondata dell'epidemia e quindi un nuovo picco, perché abbiamo detto che il modello che ipotizza l'immunizzazione parziale, quindi la perdita dell'immunizzazione dopo un periodo di tempo, assume una volta raggiunta la fase subito dopo il picco un andamento oscillatorio con diversi picchi un poco più bassi. Abbiamo parlato dell'immunità di gregge e del ruolo che gioca il fattore di riproduzione R0 nel determinare quindi l'immunità di gregge. E quindi abbiamo cercato di rispondere un po' a quelle che sono le principali domande che ci sono pervenute durante questi mesi di diffusione del virus. Io mi fermo qui. Ci rivediamo la puntata successiva, che è quella del 14 maggio, in cui parleremo di come la statistica entra in gioco nel determinare questi parametri che abbiamo introdotto oggi, perché fino a oggi non abbiamo parlato di come stimare questi parametri, dell'errore associato a queste quantità. Abbiamo semplicemente descritto quali potrebbero essere i modelli di diffusione dell'epidemia e quindi ci dedicheremo alla parte statistica inferenziale di queste quantità. Ok, alla prossima e quindi a prestissimo. Ciao!